Bisogna che tutto tu sappia. E il cuore che non trema della ben rotonda verità e le opinioni dei mortali, in cui non c'è vera certezza. Orbene io ti dico, e tu dopo averlo ascoltato prendi cura del mio discorso, quali sole vie di ricerca siano pensabili. Quella che dice che l'essere è che non è possibile che non sia. E questo è il cammino della persuasione, che si accompagna alla verità. E quella che dice che non è, e che è necessario che non sia. E questo io ti dico che è un sentiero inscrutabile. Né infatti potresti conoscere ciò che non è, non è infatti possibile, né dirlo. Lo stesso infatti è pensare e essere. Per la parola e il pensiero bisogna che l'essere sia. Solo esso infatti è possibile che sia, e il nulla non è. Su questo ti esorto a riflettere. Innanzitutto, da questa via di ricerca ti tengo lontano, ma anche da quella su cui i mortali che nulla sanno vanno errando, gente dalla doppia testa. L'incapacità, infatti, nei loro petti, dirigele errabondamente. Essi sono trasportati, sordi e insieme ciechi, attoniti, gente incerta, per i quali essere e non essere sono ritenuti lo stesso e non lo stesso, e di tutte le cose il cammino è reversibile. Resta solo da pronunciarsi sulla via che dice che l'essere è. Su questa vi sono moltissimi segni che, essendo ingenerato, è anche indistruttibile. È infatti integro nelle sue membra, è immobile e senza fine. Non era infatti, né sarà, perché è, ora, tutto insieme, uno, continuo. Infatti, quale origine gli vuoi cercare? Così è necessario che sia assolutamente, o che non sia affatto. E neppure dall'essere la forza della convinzione potrà mai ammettere che nasca qualcosa di diverso da esso. Perciò né nascere né perire gli ha concesso Dike la giustizia, disciogliendo i legami, ma lo tien fermo. Intorno a queste cose non v'è altra decisione possibile. È o non è? L'essere, come potrebbe esistere in futuro? Come potrebbe essere nato? Se fosse divenuto non sarebbe, né sarebbe se stesse per essere. Così si estingue la nascita e la morte scompare. Ma immobile, costretto nei limiti di vincoli immensi, è senza principio né fine, poiché nascita e morte furono respinte lontano, le allontanò la vera certezza. Perciò saranno tutte soltanto parole quante i mortali hanno posto, credendo che fossero vere, nascere e perire, essere o non essere, e cambiare di luogo e mutare lo splendente colore. Come sarebbe nato e da dove? Dal non essere non ti permetterò né di dirlo né di pensarlo. Infatti dell'essere non si può dire né pensare che non è. Quale mai necessità lo avrebbe spinto, proveniente da nulla, a nascere prima o dopo? E inoltre non è divisibile perché è tutto uguale. Né vi è da una parte un di più, né da una parte un di meno che possa impedirgli la contiguità di sé con se stesso, ma è tutto pieno di essere, perciò è tutto contiguo. Difatti l'essere è a contatto con l'essere. Lo stesso infatti è pensare e essere. Per la parola e il pensiero bisogna che l'essere sia. Solo esso infatti è possibile che sia, e il nulla non è. Su questo ti esorto a riflettere. È la stessa cosa pensare e il pensiero che è.
Infatti, senza l'essere in cui è espresso, non troverai il pensare. Nient'altro, infatti, è o sarà all'infuori dell'essere. Ma immobile, costretto nei limiti di vincoli immensi, è senza principio né fine, poiché nascita e morte furono respinte lontano, le allontanò la vera certezza. Rimanendo identico nell'identico stato, giace in se stesso, e così rimane lì immobile, che la potente necessità lo tiene nelle catene del limite che tutto intorno lo cinge. Perché l'essere non può non essere compiuto, e infatti non manca di niente, perché se di qualcosa fosse manchevole, mancherebbe di tutto.